Il quadrimpulso che abbiamo appena definito può essere espresso anche come quadrivettore detto energia-impulso, trasformando la sua parte temporale, gamma mc, in una quantità esprimibile attraverso l'energia della particella, energia di riposo più energia cinetica. Infatti noi sappiamo che la somma di queste due forme di energia è gamma mc alla seconda. Perciò, moltiplicando e dividendo per C la componente temporale del quadrimpulso, abbiamo gamma mc alla seconda diviso C, quindi E diviso C. In questo modo le componenti del quadrimpulso, e in particolare la componente temporale, viene espressa attraverso l'energia della particella, mentre invece la parte spaziale rimane la stessa di prima. Il quadrimpulso scritto in questo modo, si chiama quadrivettore energia-impulso.